Nel 1982 si conclude in Bolivia il ciclo del golpismo e ritorna la democrazia. Ci potrebbe spiegare perché il movimento sindacale e in particolare i minatori del Nord continuarono ad essere sconfitti dai governi cosiddetti democratici? Se il 1985, dopo appunto il ritorno della democrazia dell'82, nasce e così identifica l'inizio del cambiamento in Bolivia, va però messa in evidenza le sconfitte sindacali, no? Anche di quel periodo. Nel 1986 i minatori sono stati sconfitti duramente dopo la marcia Por la vita e por la pace, di cui avevano cercato di evitare lo smantellamento delle grandi imprese minerarie e il licenziamento di circa 20.000 lavoratori. Poco a poco si assiste ad un crollo complessivo dell'identità di classe anche degli stessi minatori, perché questi minatori del nord della Bolivia, proprio per la mancanza di lavoro, si trasferiscono al sud, in particolare nel sud ovest del paese, alla ricerca di una migrazione al rovescio rispetto a quella italiana, che dalla campagna va all'industria, vanno per ritrovare lavoro, per trovare una possibilità di sopravvivenza. Ci vuole più di un decennio per recuperare l'identità di classe, perché passare da minatori a cocalero non è un cambio di poco conto, e forse il momento unificante, il momento più importante della nuova identità culturale di classe della Bolivia si ha all'inizio degli anni 2000, quando comincia la battaglia, la cosiddetta guerra dell'acqua, contro l'aumento delle tariffe dell'acqua e contro la privatizzazione dell'acqua. Io penso che la guerra dell'acqua segna la prima grande vittoria popolare dopo tanti anni di sconfitte dei movimenti sociali, eccetera.